Allora, siamo nel dopogara di questo esordio per lo United Pomezia che coglie i primi 3 punti della stagione in compagnia del tecnico Alessio Caporaletti e del tecnico anche dei Sardi, Eder. Manteniamo le distanze di sicurezza rispettando le norme vigenti. Per dover di cronaca iniziamo dal tecnico Eder. Starting five, subito in campo, qualcosa non funzionava, dice, forse ha deciso meglio di andare a seguire la squadra dall'esterno. Esatto, sto rientrando da un infortunio, quindi non era giusto rischiare oggi. Comunque sento ancora, ho deciso di non rischiare e stare in panchina. Adesso gli aspetti tecnici sembrano che comunque abbiano funzionato. Al di là del risultato, le indicazioni però arrivavano meglio alla squadra. C'è stato molto movimento, almeno inizialmente sembrava che il pericolo sopraggiungesse proprio dalle vostre parti. Sì, diciamo che abbiamo le prime azioni abbiamo fatte bene, poi piano piano siamo scesi un po' fisicamente, un po' mentalmente, abbiamo concesso troppo. Avete concesso troppo, vedevamo dalla nostra postazione il portiere Ferraro si agitava in maniera piuttosto vistosa, qualcosa a lui non è piaciuto, non è andato proprio, non ne ha risparmiata una al tuo indirizzo. Quella è la reazione dei portieri, una reazione di chi ci tiene e ci sta. Dobbiamo solo tenere la testa e lavorare per migliorare quello che abbiamo sbagliato oggi. Ecco, andando a valutare queste 2 prime partite di questa stagione, che cosa che ti è piaciuto della tua squadra, nonostante che ci siano arrivate queste 2 sconfitte? Diciamo che siamo una neopromossa, tutta la squadra che viene dalla Serie C e stiamo cercando di abituarci al ritmo della Serie B. La risposta dalla preparazione fino adesso è stata molto positiva dei ragazzi, continueremo ovviamente a lavorare ancora di più per riuscire a ottenere i punti. Bene, noi ringraziamo e salutiamo soprattutto Eder perché per orari deve tranquillamente tornare sull'isola. Grazie ad Eder e un buon proseguimento di campionato. Grazie, grazie alla società, alla squadra, complimenti, è stata una bellissima partita e ci rivediamo al ritorno. Benissimo, e appunto dal tecnico dei Sardi ci trasferiamo al tecnico Alessio Caporaletti. È arrivato i primi 3 punti della stagione, ma è arrivato anche un cartellino giallo. Sì, buonasera a tutti. Intanto, come detto all'inizio, ci tengo a dedicare questa vittoria al mio amico Cristiano Fazio che è scomparso stanotte. Era una partita che noi sentivamo molto, anche noi siamo una neopromossa e quindi ci teniamo a far bene la prima in B per tanti ragazzi, per me compreso. E sono soddisfatto perché abbiamo sviluppato tanto, abbiamo creato tantissimo. Ecco, l'unico rammarico è che abbiamo chiuso poco. Potevamo chiudere, è stato bravo il portiere loro, su tante situazioni magari abbiamo peccato un pochino noi, però questa è la categoria, ci dobbiamo abituare a giocare fino all'ultimo perché le squadre non mollano mai e loro hanno messo il portiere in movimento, noi l'abbiamo difeso abbastanza bene, abbiamo gettato qualche pallone di troppo, sono stato ammonito per un'incomprensione con l'arbitro, una mia protesta esagerata, è giusto il cartellino, devo imparare a gestire meglio le emozioni, oggi era un po' più complicato. Per il resto, ripeto, sono contentissimo dei ragazzi, mi dispiace Konov, è l'ultima partita che fa con noi perché parte per uno studio, per motivi di studio va in Germania, faccio a Vesco che è un ragazzo che io ho cresciuto, i migliori auguri e spero insomma che ci vediamo presto, ci possiamo incontrare presto, è un ragazzo fantastico e ripeto, oggi lo perdiamo per motivi di lavoro, siamo contenti per lui. Per il resto, ripeto, i ragazzi stanno lavorando bene e va bene così. Mister, la fase difensiva e possiamo dare un buon voto, un elevato voto quasi a pieno, ha funzionato molto bene il ruolo di Paolini come regista in difesa che ha dato tra l'altro la possibilità ad Armenia di poter guadagnare campo e soprattutto far spingere la squadra. In avanti si è ancora un pochettino sterili, forse ancora non l'ottima condizione di Savi, ma però c'è un De Cicco che non tradisce le aspettative. No, De Cicco per noi è importantissimo, così come tutti gli altri. Luca, sappiamo il valore di Luca come giocatore, come uomo prima e come giocatore poi. Stessa cosa posso dire di Edoardo. Edoardo ha avuto un brutto infortunio la settimana prima che iniziassimo, 2 settimane prima dell'inizio del campionato, quindi ha perso un pochino di condizione, gioca un po' con la paura, adesso sta tornando in condizione, quindi va bene, lui fa tante piccole cose fatte benissimo a livello tattico. Ancora un po' le polveri bagnate, come si suol dire, ma verranno i gol di tutti, c'è tempo e bisognerà ancora soffrire tanto,
per adesso siamo contenti di quello che stiamo facendo, vogliamo continuare a farlo. I giovani come li abbiamo visti? I giovani bene, purtroppo lì Simone Marac sul tiro libero ha fatto due falli, avevano un po' di inesperienza lì, perché lui tende sempre a venire a rubare palla, doveva staccarsi, loro esperti hanno preso quel fallo, però va bene così. Paolini è un ottimo play, l'abbiamo preso apposta e sono contentissimo della prova di tutti, ma ripeto, è stata una partita giocata bene, a buoni ritmi, dobbiamo migliorare, lo sappiamo, per noi ce la dobbiamo godere e continueremo a godercela.